trip to town. We're gonna drink it down. We're gonna party, gonna party all night. We're gonna slam it now. Going to break down. We're gonna mush until you're feeling no rain all night. Oh yeah. The girls are pumping now. The guys are pumping now. The joint is jumping and the band is airtight. Get on the dance floor. There ain't no back door. Get off the wall. It's gonna be a long night. All night. We're gonna drink the town. We're gonna drink it.
Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. Da Solidity Tech. Benvenuti, buonasera a tutti. Buonasera, andiamo avanti con la nostra Lara, col primo capitolo della Remastered. Quindi, inizi tu su Twitch o io su YouTube? Vabbè, io c'ho solo Monkey di Fabio su YouTube per adesso. Ciao! Allora, io ho invece Gigi Baggi, Teenage Ninja Turtle Girl, Noir Font, Christian 1986, Michele 2000, Draw, grazie carissimo per i complimenti che non mancano mai, Sara on the road, grazie anche a te per i complimenti, Alexander e Gabri che si sono appena aggiunti. E grazie, e qui si è aggiunto il tizio su YouTube. Okay. No, io qua non lo no, vedo. No, io guardo solo YouTube, tu guarda Twitch. Tra l'altro Pando è ancora indietro, non so se vi ha salutati tutti, no infatti, no, è adesso. Ce la farà. Quindi, stasera, che sera? Speriamo, perché sono belli carichi con l'ascensore stasera, quindi tutti pronti a vedere lag, esplosioni e qualsiasi altra cosa? Io sono prontissimo. Andiamo ad accendere il gioco. Da 13 siamo scesi a 9. Bene! Su Twitch. Bene, ma io non lo so su YouTube, quindi. Bene! Ah, ci ributtiamo. Avevamo salvato l'altra volta a metà di un livello, quindi non iniziamo uno da capo. Tizio è andato anche di là. Passato a Twitch. Passa da una parte all'altra, saltella. Sì, ero qua, è vero, e non sapevo cosa fare, mm-hmm. Mi ricordo. Buonasera, Solid Desmond. Buonasera. Olè. Chi sta vincendo il torneo dell'ascensore? Non so, la classifica non c'è ancora quella, come si dice, parziale, non l'abbiamo ancora stilata. Però è una bella lotta, sono tutti lì perché ci danno tutti il meglio, si sono allenati, stanno veramente... La competizione è bella. La nostra Lara forzuta. Mamma mia. Oh, non mi ricordo più come si fa. Oh, ragazzi. Oggi riusciremo a completare, a prendere l'ultimo frammento? Chi lo sa? Ma sì, dai. Vino! Grazie Michele per vino. Vino. Come sempre, se non siete abbonati su YouTube potete diventare nostri abbonati gold e vi guardate una quantità spaventosa in più di contenuti. Quindi adesso in questo momento sta uscendo il capitolo 3 di Poppy Playtime e poi c'è Hello Neighbors 2 più tutti le live di Twitch ricaricate. Se invece siete su Twitch ovviamente abbonandovi non vi cuccate più la pubblicità e non è poco perché ce n'è di pubblicità. Quindi, buonasera Jill Valentine. Buonasera. E col Prime è gratis per ora. Quando poi Twitch cambierà le cose col Prime vedrete comunque la pubblicità e so cazzi. Clac clac. Corri Lara, corri. Ah già, qua c'è la pantera. Non ci fanno paura le pantere. Le mangiamo a colazione. Beh, dopo aver affrontato orsi, leoni... Dinosauri. Tipiche pantere che trovate se andate in Egitto. Dai, dov'è andata? Problemi con il wifi, Jill? Oh. Beh, almeno puoi stare fino adesso. Yes. Votate.
Votate. Cosa? Cosa voto? Presumo per l'ascensore. Ma invece di fare un downgrade con il Prime, non fanno prima di disattivarlo del tutto? A conti fatti... Se ne vanno via tutti. Usarlo, ma vedrai la pubblicità comunque, è una presa in giro, meglio essere coerenti e toglierlo del tutto. Peccato che i grandi streamer, che Twitch praticamente va avanti solamente con i grandi streamer, hanno già detto, tu togli completamente il Prime? Noi siamo bottati dai Prime perché loro li acquistano i Prime in modo subdolo. Perfetto, tu fai così e noi andiamo su Kick. Marameo! E loro chiudono. Qui c'è un segreto. Siamo ancora in Egitto? Sì, sì, sì. Sì. Bring the... Benvenuto, Elwood Brown. Pensavo Elwood Brown fosse già follower. Forse è solo iscritto su YouTube, perché non è da poco che lo conosciamo. Vorrei provare a fare una cosa brutta, se me lo permettete. E voi adesso non devi fare lo faccio, non me ne frega, uso il glitch. Da notare che nella testa di Luca parlano esattamente così. Così. Kick non lo conosco. Bellissimo come sempre l'Egitto. Ah sì sì. Ma ho capito, ma io non so quanta utenza userà l'abbonamento Prime se vengono presi in giro. Infatti, ci perdono da entrambi i lati. No, perché l'obiettivo è che nessuno utilizzi più il Prime. L'obiettivo è quello, perché da Prime non ci guadagnano. Ricordati che il Prime è loro, è roba loro, è roba di Amazon, ed è Amazon che sta tenendo su Twitch. Quindi alla fin fine non ci perdono un cacchio loro, anzi danno di meno il Prime, che è quello che vogliono. In teoria, se ho capito bene, ma io non vi posso dire tutte le manovre prossime di Twitch, guardate che è pessima l'idea che hanno per il futuro. Ciao Rocco Video Games. E ciao Giulio B01. E ho fatto una cagata. Sì, si vedeva che era sbagliato. Ah, vabbè, non importa. A occhio. Vabbè. È che io non ho l'occhio molto buono. Secondo me Twitch si scaverà la fossa con le sue mani. Secondo me. Ma ah, vedi che chi lavora su Twitch dice il Prime è cosa nostra. Il fatto è che non lavora più nessuno su Twitch, stanno licenziando tutti. Sì, Elwood Brown ti ho visto, sì, è su YouTube, adesso si è aggiunto anche su Twitch. Hai fatto bene, perché tante cose attualmente sono solo su Twitch. Però vediamo poi, in base a come si muove tutto. Beh, su Twitch non ha commentato, quindi puoi vederlo solo su Twitch. Sì, ma infatti io leggo Twitch. Tra tutti e due riusciamo così a tenere tutto sotto controllo. Ti ci vedo cimentarti nelle sfide Ninmas, completare ogni livello solo con le pistole. No, non le faccio quelle sfide così. A me piace giocare ai videogiochi per divertirmi, non è che c'ho molta voce. Già così mi incacchio certe volte con certi giochi e ci sta, però preferisco soprattutto divertirmi. Nelle live non ci sono grossi obiettivi da portare a termine. Diciamo che le live sono principalmente per portare i giochi dall'inizio alla fine. Poi se esce il 100%, se escono obiettivi, quello è puramente opzionale. Quella più che altro può essere una prerogativa del canale YouTube normalmente. Però in live solitamente è solo storia. Sì, sì. E non tocchiamo il retro game puro, che quello continua a esserci solo su YouTube. Questa appunto è... Ah, c'è sta musica che mi sballò. Grazie tizio per Hollow in the Dark. Buonasera alla Ferrari. Ma CTR, ovvero Croc Team Racing, quando? Mai.
Cioè, credo mai, l'abbiamo già portato sul canale YouTube. No, ma Croc Team Sì, Racing, dice. ma è una presa per il culo, non esiste, No, quindi no. non credo. No, e quindi non sto neanche Non a l'ho mai sentita. rispondere. Grazie Sara per Epilama. Lama è sempre happy. Anche Pando. No, non è vero, Pando piange spesso. Ricordatevi che se regalate una sub lo fate molto felice. Sia su YouTube sia su Twitch potete regalare gli abbonamenti. Su YouTube ad oggi non è ancora successo che qualcuno regala un abbonamento. Volete essere i primi? Potete esserlo. Sbagliato il salto. Pirla. Meno male che c'era l'acqua. Buonasera, Buonasera Auro. Auro. È io che mi ero illuso alla mia prima diretta su Twitch. Di che? Più di 4.800. Adesso se mi guardano in due è già tanto. Cos'era successo per 4.800? Mamma mia. Non era un obiettivo che ti eri posto o l'avevi raggiunto? Perché mi sembra un po' Wow. folle. No, vabbè, a volte è successo anche a me che c'è stato un raid mega spaventoso e tipo nei primi minuti sono arrivate un casino di persone. Mi era successo. Però sono cose passeggere. Sì, è casuale, sì, ormai lo sappiamo. Mummia, mummia, mum, e stai ferma! Mummia! E sta ferma! Che cazzo di bordello? Grazie degli orb la Ferrari. Ma la stella è Segno merda! subito. Capisci un cazzo? Aon. Luca, oggi... Sì, Monkey Island lo riprenderò, Oggi sì. sono andata a vedere le scene di Somi su Cyberpunk. Ti posso solo dire che se si sceglieva di tradirla e aiutare Reed, lei diventerebbe tua nemica. Ma io l'ho tradita. Alla fine l'ho tradita. Non so come sei visto tutto, ma l'ho tradita. Luca, porterai mai Broken Sword Director Cut? Chi l'ha Che è quello scritto? che lo sta... Il tizio. Beh, appunto, fatti una domanda e datti una risposta. Porco! Ho visto che dal 20 al 25 marzo ci saranno gli sconti su Amazon. Bene. Ottimo, comprate, acquistate. Volete mandarci qualcosa? Prego, avete la lista e quindi potete. Ma anche se è qualcosa non in lista, se volete mandare qualcosa, andate nella lista. Oh, il gattino, il gattino. Potete Grazie, andare nella lista Lampolai. e poi dire invia qualcos'altro, Allora, inviare voi. segnati. Visto che il 31 è il mio compleanno, se volete fare. Ah, ma già un abbonamento a me fa piacere. Se volete già solo abbonarvi e quindi aiutarci così è utilissimo. No, intendevo dire nel momento delle due scelte, quando eri nei Gemelli Francesi. Ah, indietro, indietro, indietro. Ah, ok. Ma è perché lì per lì ci sembrava la cosa giusta da fare, aiutare lei, lì per lì. Anche con gli sconti non ci sono i soldi. Ah, vedi allora. Mi assento per cenare, stasera Buona mangio la cena. Buona pizza fatta cena. in casa. Ah, ok. Non voglio cadere di sotto, cioè c'è un'ansia. Quando sei un po' in alto, sto gioco inizia a prenderti il cagotto. Oh, sì. Il cagotto dell'altezza. Vabbè, diciamo che non abbiamo il cagotto che si aveva su PlayStation 1, che se non avevi, se non trovavi il cristallo dove salvare, te lo prendevi di dietro tanto di più. Invece qui possiamo salvare dove vogliamo, quindi è sicuramente più. Grazie, Jill. Là è dove abbiamo usato il glitch prima, quindi non ci devo più andare a fare niente.
Sento un verso. Salva sul palazzo di Mida, che ormai l'abbiamo fatto. Sì, sì, lo sento, è qua sotto da qualche parte. Ah, ecco, l'ho sì, visto. L'ho visto. Ho visto solo un attimino. Dov'è? Si vede un cazzo. Prova a scendere. Ah! Top! Crack sul collo! Pensavo saresti caduto nel gradino. No, e invece no. E invece proprio direttamente sopra la bestia. La bestia. Speravo di rompergli il collo, ma a quanto pare no. Ma tanto ha la pelle dura. Non ciao, animalisti. Fatto... Non gli ha fatto niente. Anzi, si è fatta più male Lara. Sì. Sapete, vero, animalisti, che è un videogioco, è tutto finto. Lo sapete che è finto? Si spera che lo capiate. Si è spezzata una caviglia. La bestiolina. Siete fantastici, grazie la Ferrari. Vai Lara! Ah, non c'è niente. Ascensore. Bene. Ma tanto non c'è niente di interessante qui. No, no, ma lo dico perché ormai è abitudine. Quando lo prendono è abitudine dire ascensore. Non me le mira. Non me le mira. Tanto c'è l'ascensore, intanto mi ammazzo ste due. Come è finito? Cosa? No, come è finto, scusami, ho detto male io. Eh sì, è finto sì. Mi dispiace, non siamo veramente lì e non stiamo veramente eliminando esseri, mummie, ecco, no, non lo stiamo facendo davvero. Che belle queste cose egiziane. Sì, sì, sì. Cose. Sì. Cose egiziane. Cose egiziane. Articoli egiziani. Grande piramide d'Egitto. Guarda qua che bello questo. Prima era così, adesso è così. Beh, allora sicuramente nella versione PS1 era un po' più... spigoloso. No, dava un senso di horror. Ah. È un po' orrorifica quella statua. Ma magari averla, sai quanto vale? Lara, portatela via. Ma a parte che Lara non c'ha problemi di soldi. Facciamo una scommessa? In 2 ore quante persone prenderanno l'ascensore? Ma abbiamo raggiunto l'ultima volta livelli... quota 22. Impressionante. Non lo so. Meglio la versione originale. Sì, anche della statua. Aveva il suo perché. No. Ma del resto chi è fan della magica grafica PS1 è così, è così. Ah. Ricordo che prendo tutti i segreti e tutti gli oggetti in queste live. Madonna quanto è buio qua. Cioè non si vede niente così. Mamma mia. Che senso ha non mettere un modo per... Ah, mettici una torcia attaccato al muro. Dobbiamo andare da sopra. Ah, ha perso la connessione. Va bene, Giulio. Vedo che le connessioni stanno andando da Dio a tutti. Tanto questo livello dobbiamo finircelo abbastanza agevolmente, non è che sia problematico. Quello dopo un po' più incasinoso. Anche perché poi ci saranno molti boss mummie, molte che ci romperanno. Dai, no! Non spara! Come fai? Come faccio? Devo. Grazie Michele. Devo sparare, devo fare. Blinghi.
Tutti sti sali e scendi. Mamma mia, però proprio non illuminare niente. Sono obbligato a cambiare la... mettere la grafica retro, se no non vedo un cazzo. Ma come che... che palle. Diventa tutta una torcia nella versione PS1, così ci aiuta. Porca puttana. A vedere cose che nella remastered sono veramente... celate. Sì, sì, quel segreto lì non era difficile da recuperare. Sono altri quelli difficili. Adesso qui qui ci muoiamo, qua adesso mummia mummia. Perché poi ti saltano dietro, non faccio in tempo. Mummia! Qui mummia mummia mummia. No! No, no mummia cattiva. Salutiamo tutte le mummie che ci seguono. Sì, Samantha, lo sappiamo che sei nostra sponsor da tantissimo, 45 mesi. Grazie, grazie, grazie di cuore. Bravo Luca. Non ti sei ancora abbonato? Non vuoi più la pubblicità? Abbonati subito. Abbonati, abbonati. Che la pubblicità la fai fuori e non sgoccioli più come nonno Nutria. Qui mo ci cadiamo di sotto, forse mi conviene anche salvare. Ciao mummie, un saluto. Ciao dall'Egitto. Sì. Ciao mie professoresse. Come? Mummie. Che stai dicendo? Mi dissocio. Avevi una professoressa mummia? Sì. Ma è per modo di dire. No, no, proprio letteralmente. Su Steam vi dovrebbe essere arrivata una cosa, anzi tre. La Madonna. Dopo guardo, adesso sono. Cosa sarà game. Mai da parte del tizio? Il tizio? Ah, boh, non lo so. Ma è qualcosa per le... per il canale? Qualcosa di retro game o è qualcosa di puramente personale mio per provare? Pizzeria Grande Piramide d'Egitto. Grissimbon. Manca un... Le mummie stanno riposando, Luca. Non disturbarle. Ma se mi attaccano, non si riposano abbastanza. No, ma non è di qui che devo andare. Sto sbagliando tutto. Luca, ti devi concentrare. Anche io avevo le prof tutte mummie, non se ne salvava una. Visto. Nulla che ti piacerà. A me però. Madonna, cosa può essere? Controllate in live però. Il sì, sì. Ovviamente non ora, poco prima di chiudere. No, vabbè, ma anche quando facciamo la pausa, nel senso, tanto non decide non Luca. Mai. Sì, sì. Io non metto mano nella live. Però strano che non arriva la notifica in live direttamente da Steam. Non ho mai capito, non è mai successo. Comunque era prevedibile che non mi sarebbe interessato, tizio. Ma ha scritto che non interessa a te. Nulla che mi piacerà, ha detto. Cosa mi ha regalato di porno? Cosa... Ma quelli non piacciono neanche a te. Tu più che altro non capito. Ti indigni. Esatto, io non mi indigno. È diverso. Indigno. È prevedibile comunque. Te l'avevo fatto vedere a te quello dove c'era quello là con la minchia lunga sul nel gabinetto della sauna che c'era la minchia. Sì, sì, era un indie, no? Sì, era un indie, era sì. Terrificante. Buonasera Silvana Gamer 2077. Ma poi dovevi vedere quello col boss che ti scopava quando ti prendeva, era una roba terrificante. Non la posso cantare la canzone che ha scritto Auro. Dai titoli e vinco che sia roba per Luca. Ok. Quindi non lo sai neanche tu. Grazie della marmotta. Porco che salto brutto. No, scusate, ho scritto male. Ricominciamo da capo. Cos'è che ricomincia? Buonanotte, tizio. Quando vuoi, quando te la senti, premi il pulsante e iniziamo. Reset. Resetta la vita, cioè ricomincia la storia del pianeta da Terra. Da capo, eh.
Ci sono in ballo tutti i soldi che hai vinto. Tutti. Quindi li rimetti tutti in palio. Peccato, li potevi aver guadagnati, ma ormai hai fatto la tua scelta. Hai rischiato di morire. Signora Longari. Dicevo, dai titoli e vinco che non sia roba per Sonia. Ok, ce l'ho Ok. fatta. Che c'era di difficile? Sì, ma comunque avevo capito bene. La prima volta che l'hai scritto, avevo proprio capito così, che non mi sarebbero piaciute queste tre cose Non si passa. Non che hai regalato su si Steam. fa. Non si va. Mi è illegale. Ma c'è ancora qualcuno su YouTube? Non vedo più la chat muoversi. Se ci siete su YouTube, scrivete. Grazie alla Ferrari per Alone in the Dark. Sì, c'è, tranquillo Luca, grazie a te per la guida C'era di compiuta. difficile che non so scrivere. Come non sai scrivere? No. E mettiamo la chiave. E abbiamo finito il livello. 3 su 3, 24 su 24. È perfetto. Buonasera Bravissimo. Sandrino. Se ci siete su Ma YouTube, abbonatevi. Grazie, Auro. certo, non ve ne pentirete, vedrete tanta di quella roba. Oh, Welcome. welcome. Salvataggino tattico che facciamo all'inizio di ogni livello. Benvenuta a Buonasera. Mary Galaxia e siamo in 22. Oh, abbiamo raggiunto una quantità bonina, bonina di persone. Benvenuta Veronica Campagna. Benvenuta Veronica. Ciao Aurora. Ciao Toxic Davide. Allora, qui. Oh, ok. Preferite la vecchia o la nuova? Qui dobbiamo spostare questo cubo. Non li sposteremo tutti perché uno di questi cubi è solamente un trappolozzo. In ogni caso, se voi ci state giocando, ci giocate, qui potete. Ciao Davidino Dese. La vecchia, dice Auro. Qui potete utilizzare il cubo un po' per salvarvi il cubo, nel senso che voi vi armate di buone intenzioni, queste due buone intenzioni qui, superate il trigger qua e scappate subito sopra. Così non vi cucca e voi da qui gli fate mara mara mao. Sì, beh, ma non è una strategia già utilizzata più volte? Beh, io la usavo anche all'epoca, ma io non so quanti la sanno, quindi io che cazzo ne so, chi sa, chi non sa. Vabbè. Oh, Speriamo di eh. aver illuminato qualcuno. Sì, con una torcia, negli occhi, fortissima, non ci vedrete mai più. Non c'entra niente con Illumination, prima che qualcuno. Che Senza è il prenomi. nostro gioco preferito. No. No. No, mi dissocio, Mi guarda, dissocio anch'io. non dirlo più, non dirlo in live. No, 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 no. Porca nella faccia gli son caduto. Comunque, vi aspettiamo tutti fra i nostri abbonati, tutti Yes. quelli che non sono abbonati. Cioè, tutti quelli che lo sono già ci siete e quindi scoprirete insieme a noi le fantastiche Ormai cose ci che siete usciranno. dentro fino al collo, quindi. Sì. Grazie Auro per Oh! Cat. Illumination, ho sentito il nome fatato. Mi avete chiamato? No, No. no, 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 no. no, No, nessuno ha. nessuno, Non è stato neanche no, no, accennato. no, No. no, non apparirà mai Illumination su schermo, mai. No, 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 Luca non l'ha appena detto. No, 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 Volutamente, no, no. sarebbe meglio anche quella vecchia. Sì, è vero, in tanti punti va meglio anche quella vecchia, vero. Ma sai cosa? È che una remaster è un po'. Cioè, va bene, però ci si accontenta, nel senso si poteva fare di più, molto di più. Volevo di più. Ma ragazzi, ormai non essere abbonato non va più di No, moda, ma lo giuro, infatti. su tutto quello che è più.
No, più che altro perché Lara poi fa queste fini, sono molto brutte. Non è successo niente. Io veramente non le sopporto queste fini. Non è successo niente. Grazie, Sara. No, voi non avete visto niente. Benvenuto Steven Zari. Benvenuto. Voi non avete visto niente. Voi avete visto qualcosa, io No, che cosa? no. Niente. No, perché io stavo leggendo, quindi probabilmente mi sono persa comunque qualcosa. No, non hai perso nulla. E allora perché l'hai detto? Lo dico, Odimo. Cioè, la caduta l'ho vista, Ah, però è se intendi... Ah, ok. quella. Oh, spingi Lara, spingi. Non è che sta partorendo, spingila. Ma Gelinda dove sta? Gelinda non appare mai se non è È di horror. horror ultimamente. Martedì vediamo degli horror. Ovviamente fatti eccezione l'indie, perché anche se c'è scritto che sono horror, in realtà non fanno paura a nessuno. Quelli di Quindi... martedì in teoria sì. Speriamo che No, ma facciano fino paura. adesso No. non c'è stata per questa motivazione. Oh, piglia sta chiave. Qui ci dovrebbe essere anche un kittino. Auro ti dice ci vorrebbe l'allerta di quei grissini. Perché non so se posso dire il nome. No! Hai visto poi come ti guardava? Porca miseria, in Col cagnesco, collo in girato. coccodrillesco. Guarda che io sono armato, eh! A me che cazzo me ne frega, mi ha detto. L'ho perso di vista. Anche io. Andato via. Sei armato o amato? Arma. Orca. Pa. Esci. Esci. Da un po' di giorni. Essere un demente. Gil, Alzo. non li leggiamo più i commenti per Privati. privati, considerati privati, quindi di salute, di problemi, di religione, di burocrazia, tutte quelle cose non le leggiamo più. L'aveva già Manteniamo, detto Luca sì. nella live dove vi ha parlato a cuore aperto delle nuove modifiche delle Sì, live sì, di sì. Twitch, quindi... Ma grazie Mary Galaxia che regala l'abbonamento a Veronica Che Campagna, non sgocciola bentornata. più, non si cucca più la pubblicità, Già. quindi sei dentro fino al collo come tutti gli altri abbonati. Già. E anche a Davidino Desert! Ma grazie, Mary, grazie, grazie. Sempre gentilissima, veramente. Sì, è al top, Sì, è la numero uno, la top donator, assolutamente. A fine anno le regaleremo il panettone, no? È la top e assolutamente. anche quasi l'unica, per dire. Sì, sono solo in due attualmente, se non erro. Però non posso vedere io adesso, in questo momento. Ma nemmeno io. Infatti l'ideale sarebbe avere tre persone perché proprio almeno la scaletta è fatta da tre, però. Sì, e io direi che adesso che avete l'abbonamento di essere più attivi, E ringraziate ovviamente quando qualcuno vi regala perché l'abbonamento, comunque ringraziate. l'abbonamento va sfruttato, se non ci siete in live poi va perso, cioè è un po' un regalo che va sprecato Buonasera in Marco un certo San. senso. Buonasera. Con la nostra Lara archeologa. Un abbraccio ragazzi, meritate questo e altro. Sì, grazie in Grazie. primis per l'aiuto che ci dai, a prescindere che le persone poi seguano assiduamente oppure Ci arrivo là, secondo te? no. E nel modo giusto, sì. Ah, scusatemi tanto. No, Gil, non c'è problema. No, vabbè, non è che l'ha Do solo allora, ridetto, almeno dovevamo so. dirlo perché se no, magari se non lo leggevo, pensavi, perché non lo legge? Quindi era giusto Sì. dirlo proprio per quello che è voluto che non leggiamo commenti del genere. Quello che ho consigliato io per martedì è abbastanza pauroso, nel senso, secondo me, artisticamente è molto valido. Sì, Ok. martedì proviamo quello un po', vediamo un po'. Allora, se ci prende lo continuiamo. A
Altrimenti ce n'è un altro comunque da guardare, che è quello che ho scoperto mentre cercavo la Sterco, che costa solo 4 euro, e voglio mostrarvelo perché comunque ha avuto dei buoni spunti, secondo me. Mi è uscita sta cosa e vi fa cacare sotto, quindi forse per i motivi sbagliati, però fa cacare sotto. Ventiquattro. È già mezzanotte? No, 24 spettatori Ah, su Twitch. su Twitch. A me dice 17. Perché Twitch funziona? Beh, porco! Vedi, Twitch non è uguale per tutti. Ma hai detto Twitch. Anche a Oh, me oh, 24. qui bisogna fare attenzione, ragazzi. Vedete, quello non è amichevole. È una Quello lì? mummia? No, è No? zio Umberto quello. Zio Umberto è arrabbiato. Adesso è esploso. Zio Umberto non c'è più. Ma questo è vecchio, questo è nuovo. Quello di un tempo c'ha proprio il suo fascino, non c'è Sì, niente buonasera da fare. Luca Rossi. Ma devo scendere, mio amico, non mica più. Iniziamo ad andare nei posti che non mi Zio ricordo. Umberto? Sì, Auro, hai sentito bene. Perché c'hai uno zio che si chiama Ti Umberto? faccio sissi con la testa. Io qui mi ricordavo che c'era una pantera, ma a quanto pare mi sbaglio. Umberto era mio nonno, però. Ah, nonno. Eh no, quello era lo zio. Ah, vedi che c'è la pantera. Rosa, no, nera. No. Oddio, forse tu potresti anche cambiarle colore, eh? Dice, Andando nei sì. file di gioco. Volendo si potrebbe anche fare. Beh, per come è stato costruito, ipotizzo di sì, però non. Non ho dato un'occhiata proprio io di persona. Tante cose si possono fare, non ci ho smanettato più di tanto perché tanto lo volevamo portare così, però su certe cose ci si può divertire parecchio. Avevo visto la live, era entrato su Twitch, non ho fatto in tempo a vederlo tutto. Cosa, Giulio? Di che stiamo chiacchierando? Ah, qua dobbiamo attivare la scaletta, così non riusciamo a salire. Dove cavolo era? Ah, dei commenti. Ah, ok. Ok. Dei commenti sulle cose private, vita quotidiana. Vabbè, comunque mi sembra di non averlo rimosso. O sì, non è più visibile? Penso che dovrebbe ancora essere visibile. Deve essere un demente. Rovina! Grazie, Auro, per vino. Oh, non stiamo. No, meglio che non lo dico. Meglio che non parlo. Bravissimi, grazie Grazie. Michele. Aia. Gentile come sempre. Yes. Che dici, salto? Cioè, salvo. Salvo. Saltò. Salvo. Sì, dopo porta male. Ecco perché non l'ha detto. Grissimbo. Perché? Così, perché adesso qui bisogna aspettare, quindi devi mettere quel sottofondo. Per passare i problemi. Certo. Ah. Guarda, però E poi potresti chissà fare. com'è tornato di moda, perché comunque Non lo so perché. lo spot è molto vecchio. Sono Abbastanza. passati anni. Tant'è che comunque non è uno spot che gira di frequente. No, è il Crash che gira di frequente. Il topo che gira. Sì.
Dai Lara, datti una mossa. Qui dove cazzo devo andare? Non si vede niente. Oh! Sento un amico! Aggiungi un posto a tavola che c'è una mummia in più. Se sposti un po' la seggiola, esplode anche lei. Ok. C'è il meme di quei grissini. Sì, sì, ma quello l'ho capito. Mi sarebbe piaciuto sapere... Perché c'è il meme adesso? Esatto. Come nasce ora? Dato che, ripeto, è una cosa abbastanza vecchia. Vedo là sotto della roba, ma non salterò da qui. Assolutamente no. Per chi mi avete preso? No. Ah, quello non lo so. Ah, ok. Devo dire che per essere una remastered abbastanza moderno, non mi sembra tanto migliore della versione originale. No, ma dice Luca Rossi. No, ma è vero, hai perfettamente ragione. Hanno giusto. Sì, già detto nelle precedenti live quali motivazioni. È una mod, non è veramente una remastered. Per tante cose no. È troppo poco, volevo molto di più. Non ho mai scritto sui social. Se per caso non ci sono e per caso davo un suggerimento a un nuovo gioco per portarlo sul canale, mi spiace. Non ho capito. Puoi tranquillamente fare suggerimenti per... Non di qui! Suggerimenti per giochi, per... Non fatti problemi. No, è solo la roba privata, nel senso cose che possono essere utilizzate contro di te perché sanno affari tuoi, le persone, meno si parla degli affari propri, meglio è. Quel tipo di cose non bisogna parlarsi. No, Skyrim non funziona. Ho provato a portare Fallout ed è andata malissimo. Ho provato a portare altri giochi di quel tipo e va sempre male. Proprio non si prestano alle mie dirette, la gente non le vuole. Si sta autodistruggendo. Sì, non riesco a fare... Purtroppo a me piacciono, però se l'utenza che mi segue non vuole determinate cose, non lo faccio. Via, tento di fare le cose più apprezzate. Allora, qui c'è da fare una delle cose che io reputo più stronze in assoluto. Al di là di saltare qui, che lo sapevamo, c'è da fare il salto là, davanti a noi, là, così. Una roba folle. Assurdo. Ti è costato un po' di vita, ma poco. Buonasera, Sara Electra Real. Welcome. Ma è Sara di Twitch. Vabbè. Non fare spoiler. Perché? È uno spoiler. Si chiamava così anche su Twitch tanto tempo fa, quindi non è uno spoiler. No, è il Gengar, è il double, è il curva, il salto della fete. Brava Sony, grazie Auro. Grazie. Voilà! Segretino anche qua sopra, che non so quanto si possa dire segretino, alla fin fine è abbastanza easy. Questo non è uno spoiler. Eh no, Sara, infatti. Che ore abbiamo fatto? Poi per fare la pausina. 21:41. Ho un po' di sete, lo ammetto, Yeah! Chissà come saranno gli ultimi livelli dal punto di vista grafico. Vediamo. Sono curioso pure io. Oddio, abbiamo anche la possibilità di dare un occhio a quel tipo di ambientazione. Perché volendo si può iniziare direttamente il... Chiamalo DLC, il livello a parte. Di sotto, vero? Devo di nuovo appendermi e fare sì.
Allora non dico nulla. Per non fare spoiler. Sì, no? Non che questo gioco abbia tanto da spoilerare. Bene o male la trama è abbastanza semplice di questo. Che palle. Ah, i giochi del tizio non sono arrivati. Però acqua. Cioè, nel senso, non mi ha dato la notifica. Però intanto mi ha dato la notifica che sta scaricando un aggiornamento di questo gioco. Grazie Michele per Holy Light. Ma proprio adesso dovevi farlo. Ti consigliano Brawlhalla. Ah, non sì, so lo se l'ho letto bene, ma comunque dice che è gratuito. L'ho portato quando era uscito gratuito, l'ho già portato, quindi ci ho fatto live. Ci sono delle sedie. Pensavo fosse abbandonato questo posto. No, ci sono sotto degli amici. E stanno bevendo il tè. Se sbaglio i tasti. Allora, io vi devo chiedere scusa. Questo salto non lo so fare. Io salvo perché so che potrei sbagliare almeno 20 volte. È difficile, è proprio difficile da fare perché bisogna prendere una certa rincorsa. Giusto da qua. Vabbè, ma non ho neanche provato a fare il salto. Sì, che cazzo ho schiacciato. Com'è non che lo so. Ho attaccato la modalità foto, non mi ricordo come. Oh, vabbè, oh, sentite, baciatela. Fate quello che dovete fare. Ok, è morta. Bene. Allora, vi stavo dicendo che fare sto salto è difficile perché appendersi non si appende quasi mai. Ok. Ha funzionato perché hai salvato. Se non salvavo. Infatti. Ah, sì, ma i bug succedono e come. Ma poi anche qui ne sono successi tanti anche a me. Soprattutto nel prossimo livello, se non erro. Ergo. Ho sete, ho la bocca allappata, non riesco più a parlare. Tu non ce l'hai la gola. Qui c'è una mummia, io direi di non svegliarla. La vedete? Sì. Così adesso, così era. Così adesso. Non svegliamo la mummia che dorme. E prendiamo tutti e quattro gli oggetti, così possiamo finire il livello. Ti fa onore, bravo. Cosa mi fa onore? Non averla svegliata. Mica sono scemo. Non mi cerco mica rogne. Bravo. Sì, ma poi dopo va a bere. Sì, appena finisco il livello, finiamo sto livello qui e vado a bere. Il tè del deserto. No, perché sapete cos'è il problema? Vi ricordate tutte le volte che vado a bere, che metto in cosa, crasha il gioco. Non so se l'hanno aggiustata sta cosa, ma onde evitare problemi, andiamo. È il crash della pausa. Sì, perché se io metto agisco su OBS con il gioco acceso, poi mi crasha. Non so perché. Lo fa solo con questo. Sì, è tosto e confuso, ma c'è di peggio, c'è di peggio, assolutamente. Vediamo. Ricordiamo a tutti che l'idratazione è importante. Certo. Ve lo consiglio, idratatevi con la crema Luca D&G. La crema per i veri gamer. Qui ci sono altri. I giochi che ci ha dato ci faranno venire più sete, dice. Ci faranno venire sete, ma che cazzo di giochi? Non lo so. Ah,
Ah, ci ha regalato Alone in the Dark in anteprima. Ecco perché ha Ah, detto che a me non sarebbe ma piaciuto. stiamo E ci ha aspettando di visto vedere se ci giusto. danno la collaborazione. Non credo, però, sapendo come ne vogliamo Io ci parlare. credo. Io ci Io ci credo credevo. per forza. Devono. Oh, nel caso che una collaborazione, la vedete di sicuro anche su YouTube. Nel caso che invece. Grazie, Mary Galaxia! E Gabri, quindi anche tu sei entrato a far parte dei nostri. Grazie, Mary Galaxia, sei troppo buona, troppo buona. Però. Disinstallalo subito dopo averlo finito. Ma che cosa? Alone in the Alone? Dark? Non Dio, sappiamo ancora non com'è. l'abbiamo ancora neanche ricevuto. Già, disinstallalo, mi La raccomando. Madonna, Mary. Ha regalato una sub a Rocco Video Games. Probabilmente a tutti quelli non abbonati live, sono tutti. E che ne so io? Li vedi tu di non abbonati? Io da qui non li vedo. No, è che non scrivono molto e adesso non posso tornare indietro, Ah. sai com'è. Benvenuto, Rocco. Ricordo sempre. Ringraziatela, ringraziatevelo. Se no vi arriva Potrick a casa. Sì, Alone in the Dark. Beh, Ah, e vediamo com'è. sì, una volta finito di che te ne fai? Non è un gioco che si intende lasciare lì a far la muffa, anche perché comunque occupa No, ma poi spazio. una volta che l'hai fatto con i due personaggi non ha Non penso che nient'altro ci sarà di da. aggiuntivo. È un gioco che proprio appena lo finisci lo disinstalli. Se poi pensiamo che abbiamo fatto così anche con Tekken 8. Ragazzi, questo è quel momento in cui potete e dovete spammare Potrick. Ora! Perché? Come perché? Perché? A caso, così. Spammate Potrick. Ricordatevi che questo lo stiamo portando proprio grazie al network, è appunto una collaborazione col Sì, questa sì. network, è per quello che lo state vedendo sia su YouTube che su Twitch, quindi sono quelle collaborazioni lì che le vedete da tutte e due le parti. Ti posso chiedere se puoi mettere la grafica vecchia per un livello? Intero? Tutto un livello? E come faccio? È una collaborazione, devo far vedere la remastered, se no giocavo con l'originale. Ah, qui è apparso. Sono apparsi dei colpi, ci siamo passati prima qui, non c'erano, quindi qualcuno li ha seminati. Oh, ma O davvero? sono cresciuti, non sappiamo bene. Buonasera, Staccato 59 Game. Magia oscura. È una maledizione. Sì. Che facciata. Dai, che voglio andare a bere, Lara. Apri sta porta e passiamo al livello. La tua professoressa Luca. La mia? Quale? Ne ho avute tante. A me la cosa che mi dispiace di più di questa remastered sono i comandi moderni. Ci puntavo tanto, infatti la prima live l'abbiamo fatta con i comandi moderni, volevo veramente un po' dimenticarmi questo tipo di movimenti tank che sto di nuovo utilizzando, ma che risultano ancora essere i migliori. Non riesco a giocare con i comandi moderni, nonostante ci ho giocato un po' di ore. E in più la telecamera mi va sempre a quel paese, preso tutto. Bravo. Come la Sfinge? Sì, quella dell'inizio, cioè abbiamo Sì, no, iniziato della professoressa. con. Ah! E voilà. No. Ah, ok, 3 su 3, 38 su 38. Adesso salviamo perché poi Bravo. crasherà sicuramente tutto Bravo, bravo. quando spegniamo. Oh, la porta. Magica porta. Salviamo Sei sulla proprio tomba. bravo con Tomb Raider. Grazie. No, vabbè, qualche morte la faccio anch'io, ma. No! Si chiude la porta! No! Fatemi uscire! Ma tanto Non non ci devi andare di qua. volevo lì! Non ci volevo lì! No!
No, ma tanto non devi andare di qua. A prescindere dal... Sì, volevo fare il pirla, è crashato perché ho provato a saltare contro la porta. Vaffanculo. Il peso che devi portare. A tra poco, vado a bere un attimo. Ah, rieccoci. Tizio. Dovrei portarlo nell'esterco? Io non li ho mai giocati, però non so quanto di gioco ci sia dentro quei giochi. Io ho visto qualcosina. E quello che ho visto, boh, non classificabile. Penso che sia per l'esterco, perché è l'unica, metterle nell'esterco. È l'unica. Tutta la trilogia. Per non Io non so nulla. Per non farsi mancare nulla della fantastica trama. Grazie alla Ferrari dello Gnomo. Gnomo. E riaccendiamo il gioco. Lo vedete? Funziona? Ha fatto l'aggiornamento. Oh, cazzo, quindi se ha fatto l'aggiornamento sarà cambiato qualcosa? Eravamo qui o senza... Sì, ok. Adesso vediamo. Beh, ce ne dovremmo accorgere. Ma per adesso... Vabbè, non saltiamo più contro la porta. Non siete felici? Felice! Non è il comitato di benvenuto.
Ma mi sembra uguale. Non mi sembra tanto differente. E sta mano? La manina. Prima c'era il punto esclamativo. Perché hanno messo sta mano stilizzata fatta con paint? Quando dovevi raccogliere gli oggetti c'era il punto esclamativo. Adesso l'hanno sostituita con la mano di Lara disegnata. Allora, noi ci siamo lamentati con loro che si vedevano poco, che si vedevano poco le chiavi perché erano piccole, non perché non capivamo il simbolo, bisognava allargare un po' le chiavi che non si vedevano in certi punti scuri. Cioè, adesso c'è un manone, cos'è? Mist. Vabbè. Beh, Alone in the Dark va in sterco. No, 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 sarà proprio a parte. Sarà, non proprio sarà a parte, nella categoria sì, sterco. Sì. Anche perché non sappiamo. Proprio gli dedichiamo un giorno, cioè una serata una precisa. Serata proprio di quello. A prescindere che sarà sterco al 90%, ok? Quello non lo sappiamo. Quello è inteso. Io lo so, è inteso quello. Però comunque sarà separato. Ecco, qui per esempio. Il vecchio aveva un suo perché. Questo mi sembra l'entrata di un mobilificio. No, perché l'hanno cambiato così tanto? No, dava più atmosfera quello vecchio qua. No? Io continuo a preferire l'originale. Sì, davvero, davvero, la manina. La manina. Ma è una cosa che si può tipo disattivare. Il punto esclamativo era più ad effetto. Sì, perché ti diceva che lì c'era da raccogliere. Però ti dava proprio la sensazione proprio di attenzione, lì c'è qualcosa da raccogliere. Anche a me piaceva di più. Non si può cambiare, hanno messo quello e quello ti cucchi. Hanno ritenuto fosse meglio, cosa vuoi che ti dica? Vabbè. Che lei? Mi ero dimenticato di toglierlo. È sempre un paio di passi avanti. Grazie Davidino Deser di sangue. Sì. Porco! Controller, t'ho detto. Ma non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che abbiano cambiato i colori. Sì, anche a me sembra un po' più. Li hanno schiariti. Schiariti, a me schiariti qua sembra perché scuro. Prima c'era una preponderanza di rosso. Ah. Era tutto molto più rossastro, molto più acceso e vibrante, mentre adesso mi pare che comunque li abbiano un po' attenuati i colori. Sì, sì, quella vecchia era più cupa in quel punto, Giulio, assolutamente. Quella. Cos'è una moto? Che cazzo è andato? Sono andato a nascondere. Aspettiamo che torna. Ma dov'è? Dietro il muro. Ma che? Ma si era compenetrato. Aspetta, fammi vedere qua. Ok. Quello vecchio ha un certo non so che. Dici? Ma che visuale è? Non ci vedo un cazzo. Vedi, altro che la manina. La manona su Lara che schiaccio. Lara la schiaccio. Gigantesca mano. Gigantesca mano. Allora, non mi ricordo un cazzo. Meglio l'originale. Andiamo di qua. Strano vedere la Sfinge con il naso.
Una sfinge che il naso non l'ha perso, questo. Sentite la musichetta. Mm-hmm. Godetene. Lara, non fare casino, c'è la musichetta. Scuro da far schifo. Dove salto? Lì, mi sa. Caputtana, la telecamera! Senti, salva. Non so, mi fa troppa paura fare sto salto. Ah, comunque, Auro, tu che dici insieme a me che sarà sterco. Però comunque ci sono delle testate giornalistiche che ne stanno parlando di un bene che non hai idea, proprio immotivato. Guardate l'ombra di Lara appesa a un'ombra. Ecco, dopo l'aggiornamento ti rivedi che c'è questo problema. C'è Lara appesa a qualcosa di invisibile. Dai, ma fare l'ombra della torre era così difficile. Vabbè. No, ma comunque, scherzi a parte, io ho notato che in questa remastered varie cose non proiettano ombra. Ecco perché quella piglia non proietta ombra. Questa era una macchina con cui facevano la carne trita agli egizi. No, non è che non è davvero solida, non proietta ombra. È differente. Solitamente quando uno crea i videogiochi puoi comunque mettere la spunta su proietta un'ombra o non la proietta. Ecco, io ho notato che in questa remastered appunto tutte le cose che circondano Lara non proiettano quasi mai un'ombra. E quindi anche quella piglia non proiettava ombra. Però suonava, cioè, a vedere solo l'ombra di Lara era davvero ridicolo, cioè. Bravo, Luca. Applauso. Ma non doveva andare così. Mi dispiace, però è andata così. Devo salire di qui. Passo sul cielo, ragazzi, a dopo. Passa. Ma le testate giornalistiche sono pagate per dire certe cose. Certe questo cose, ormai sì. Non me lo toglie nessuno di testa. Sì, no, è solo che non veramente solo stanno esagerando, perché comunque parlarne benino. Guardate però, che anche a me m'hanno contattato certe volte. Per dirmi di quello che vogliamo cose noi. Per le cose che dicono stanno un po' esagerando, capito? Proprio. Ok, mi aspettavo una morte ad essere sincero. E invece no. No. Però potrebbe arrivare presto. No, dai, no. Aspetto qua. Me lo aspetto, è troppo buio, ma fa che roba, mamma mia. Ci vedo un cazzo. Non so quanto è lontano il salto. No, non ci capisco niente. Ci capisco veramente nulla. Buonasera Flavio. Se ho giocato ad Anniversary, l'avevo solo provato, non l'ho ancora portato. Sì, era remake, sì. Ma difatti è nettamente superiore di quel punto di vista lì. Vedrai che nonostante le belle parole delle testate giornalistiche, il gioco farà cagare a spruzzo. Vediamo. Grazie mille, grazie per Alone in the Dark.
che appunto non è quello che sta per uscire. Cos'è? Un'ala? Cioè, c'è un nemico incastrato dietro un muro. Minchia, sto aggiornamento lo hanno fatto bene. Lo vedete là in fondo? Quell'ala? Beh, per quanto sia scuro, sì. Ma così si vede, così si vede bene, bene, bene. È rossissima, che è? Ha preso troppo sole. Un'ala di pollo. Non sapevo fosse già estate, bene. Non so di cosa state parlando. Ma sei tu a cambiare la grafica dal vecchio al nuovo o la fai in automatico? No, c'è la feature. Salta! Doveva andare così? Non mi sembrava, però magari mi sbaglio. Magari ti sbagli. Sento le ali della libertà. Ma in questo gioco si può fare benzina? Porca, perché mi ha saltato indietro? Io ho fatto destra, ma ha fatto il salto comunque all'indietro. No, Auro, faccia no. Di merda. Quanto odio non i controlli. Non compratelo perché non si può fare benzina. Ma si era sbaggato quello. Che palle! Bella quella mano, mi ricorda quella di Illumination. Di Illumination? Perché c'era la mano di Illumination. Ah, sì, è vero. Ho capito quale mano intendi. Pensa, io no. Perché dopo mi sono fatta rimuovere tutti i ricordi inerenti a Illumination. Ma che cazzo! Arriva l'ambulanza a prendermi, porca. Per Lara, perché ce n'è bisogno, poverino. Oh, esplode tutto qui. Tutto, impazziti tutti. Aveva delle dinamite attaccate proprio nelle ali e quindi sparando grazie è esploso. Ferrari, grazie dei 4 bits utilissimi. Segnati. Brava, brava. Ha segnato un gol. Sì, i demoni a pipistrello. Ma ci sono le corse automobilistiche. Che sta succedendo? No, stanno girando un nuovo Fast and Furious. Motori ruggenti, ambulanze. Che sta succedendo qua? Porca troppa. Una volta che l'ascensore non sta andando. Sì, sì, si chiama Live the Piedmont. Ovviamente c'è Toretto, sì. Io picchio Dwayne Johnson dentro il cioè, film. Ovviamente massimo rispetto per la famiglia. Sempre. La famiglia è tutto, c'è tutto. C'è tutto, c'è tutto in questo film. Tutto. Se volete vederlo in anteprima dovete abbonarvi. Solo gli abbonati lo possono vedere in anteprima. Non ci sarai alla nuovissima Sterco, subito dai carabinieri. 4 bits e ci sto rimettendo. Minchia. Addirittura. Sentate qui. Massimo rispetto, io conosco Ranieri. Sentate qui. Ma io parlavo proprio di un altro. Mio figlio poteva morire. Grazie alla Ferrari. Il signore Pipistrello voleva iscriversi al tuo canale. Ma vabbè, non sapeva ha fatto come fa. Ha sbagliato. Grazie, la parola di 100 bits. Oh mio, se ci stavi rimettendo con 4, con 100 allora. Ha dovuto aprire il mutuo. Sì, è molto bello il film. Poi Luca, secondo me, tu hai recitato benissimo. Voglio dire. Quel punto dove mi facevo la pipì addosso era molto bello. Sì, Luca nel poi film fa parte della famiglia di Toretto. Sì. Fingo di essere un coglione, ma poi spacco tutto. Una roba bellissima. Perché vai avanti? Perché? Grazie Gina, passo proprio nel momento giusto. Ma perché mi sta facendo dopo l'aggiornamento
non sta più funzionando. Cioè, mi dispiace. Mi fa un passo avanti o indietro senza che lo voglio. Perché? Con questi 100 la banca mi ha chiamato subito. Porca troia, che palle. Ma che cazzo di aggiornamento hanno fatto? Bene. Non tanto bene. Ma perché adesso non fai i movimenti giusti? Hanno detto no, aveva appena finito di dire che andavano bene i controlli tank. Ah, te li abbiamo downgradati, pezzo di merda. Mi sa che hanno peggiorato tutto. Ma che cazzo ne so, andava prima. Ma... c'è quello che svolazza. Prima infatti l'obiettivo era andare là dove c'è la roba svolazza. Mi fai guardare lì. Forse mi conviene. Perché? No, non sta andando. Oh mio Dio, Lara è posseduta. Fa paura. Salva. Qui c'è una possessione demoniaca, eh? Vai, Lara! Oddio. Oh, la maledizione. Non è che i comandi nuovi ora sono migliorati? Dici? Sei ottimista. Oddio. No! Prova a scollegare e ricollegare il controller. Sì, no! Qualcosa mi dice che non è qualcosa di questo tipo. Minchia, c'è la festa! C'è la festa e non lo sapevo. Porca puttana! Magari dopo l'aggiornamento si è mezzo disincronizzato. Ma che casino! No, oh mio Dio, ma qui ci rimetti la pelle. Eh sì, ma perché mi sta attaccando l'universo! Che succede la telecamera? Che succede una festa? Sono morto. Ma il fatto è che loro trapassano tutto. Ma come? E mo questo? Iscriviti! Cioè ti ha guardato proprio in cam e ha detto Manz? Magari l'aggiornamento si è occupato dei comandi nuovi. No, da qua. È bello che ti eri pure curato. Pensa a te. È andata malissimo. Raga, clippate per queste scene. Grazie, Gil, di averlo ricordato. Si vede un cazzo! Ma faceva lo stesso rumore dell'aiutante del dottor Seward. Forse? Porco! Buonanotte, Gabri. Non si tira su, Lara! Sì, ma così ci fanno mans! Ci fanno mans! Ma porca... Niente. Ma quindi quando esplode ti fanno sì, male. Ecco sì, perché. Ma c'è un problema. C'è un piccolissimo problema. Se io scendo e li uccido con calma, io poi devo rifarmi tutta la sezione platform. E io non la voglio fare. E se io invece da quando arrivano sparo da sopra, mi buttano giù e muori uguale. Cioè, porca puttana, non riuscirò mai così. Mai, non è possibile, non c'è un punto dove io qui mi possa mettere e avere lo spazio per sparare. Non c'è. Anche lì, se io mi metto lì e sparo, arrivano e mi spingono giù. Ma è modo, ma... Cioè, toh, mi metto qui, ma tanto mi buttano giù, sono sicuro. Sono tosti. Dov'è l'altro?
era nascosto. Ah. Bersaglio facile, vaffanculo, merdaccia, salva. Meno male. Mamma mia. La cosa più difficile di stasera questa. Che è una cagata, eh. È una cagata. È stato messo a dura prova dai volatili. Gli uccelli, sempre problema di uccelli. Ah. Schienata. Ma poi guarda che scuro. Poi lagga se mettete la vista dell'epoca. Guardate che laggoni. E perché? Perché non sono stati capaci di... Allora, loro hanno detto, l'abbiamo fatto apposta per dare più l'idea di retro con il lag nella versione lag. Però secondo me è semplicemente... No, che... dai, ma io non ci credo a questa cosa. Sì, che diminuivano gli FPS così da far vedere di più il retro. E invece tu vedi quella rimasterizzata con i 60 FPS. Quindi... Ma a me sembra solo una scusa, però. Anche a me, però... Mai dire mai. Mai dire domenica. Non ho parole. Bravo. Pioggia in alcune parti del nord e del sud, altre nuvoloso, ma dice ovvio. Gil. Sì. Ah, deve arrivare una bella perturbazione, ma prossimamente. Come sapete è sempre Pasqua. A Pasqua non avere perturbazioni è impossibile. Poi quest'anno c'è anche il mio compleanno di mezzo. Deve venire assolutamente il tifone mistico. Deve... Certo che te ne porti di sfiga da solo. Certo. Sono da giorni che glielo dico di non fare così. Salva. Su, posta! Un cavallo! Beh, se è qui vuol dire che qualcuno l'ha vinto però, eh. Chissà chi l'ha vinto. Di chi è sto cavallo? Che è esploso. E di chi era il cavallo? Ci sono un sacco di scioperi a Milano. Buonanotte, Rocco Video Games. Eh sì, la piattaforma invisibile faceva impressione, assolutamente. Tifone buonanotte. Mistico. Dai che arriviamo al boss. Hai vinto proprio un cavallo. Ci sarà chi l'ha vinto? Ci sarà un filmatone alla fine di questo livello, non perdetevelo. Ok. Filmatone. Se ci arriviamo alla fine. Stiamo giocando. C'è proprio un film di 2 ore da guardare. Quindi ragazzi non andate a dormire. No, ci troviamo qui. Poppicorni. Adesso dobbiamo scendere. E cosa c'è di difficile? Dipende. Si vede un cazzo. Di qui mi sa che mi ammazzo. Provo, ma... Eh sì, di qui mi ammazzo. No, non si può. No, dai, colpa mia. Colpa mia perché non ho capito come si scendeva e non me lo ricordo. Proprio non mi ricordo. È proprio una zona difficile. O vi ricordate, io da tanto che non gioco al primo Tomb Raider, quindi non mi ricordo tutte le stradine. Ma che roba, ma... Come si fa? Non ci vedo un cazzo! Ma non è possibile così! Qui? Madonna, fallo più buio! Mi tocca per forza mettere così. Qua? Ancora una volta la versione originale ci salva. Sì. Lo ha vinto il tipo che ha risposto alla domanda. Tra moglie e marito non mettere mai il... Il? Ovviamente il dito sarebbe, no? Ah, non lo so. Come? Non lo conosci il detto? Mai sentito. Ma come no? Cosa c'era di qua? Qualcuno si ricorda? Mi ricordo che c'è un passaggio. Un passeggino. Oh mio Dio. È creepy. È creepy il passeggino. Vediamo andare. Ah, devo andare all'indietro. Welcome. Vai all'indietro. La risposta giusta è ovviamente il cavallo. E per vincere il cavallo... Certo. Cavallo. Colpi.
C'è un passeggino con un bambino. Sì, con un cavallo. Quale cavallo? Quello di prima, quello di prima. Che è esploso poi. C'è una chiave là. Fatto macchis. Ha battuto anche la testa. Ah beh, Lara è abituata. Ma come ci arriva a 80 anni questa povera ragazza? Quando faranno Tomb Raider 25 con lei in pensione? Come... Ma che belli cavalli. È durato poco il famoso cavallo, peccato. Ah, sì. Ma magari ce ne saranno altri magari. Più avanti. E chissà, magari potresti vincerlo tu. Proprio tu, se ti abboni. Oppure un altro. Abbonatevi! Diventate gold su YouTube, che c'è tanta roba bella da vedere. Pronti a vedermi fallire? Ce l'ho fatta! Chi ha ordinato un cavallo? Eccolo! L'abbiamo appena detto. Questo di chi è? Chi l'ha vinto? A chi verrà assegnato questo cavallo? Ma che è successo? Ti ha lanciato qualcosa? Cacca. Cacca di cavallo. Oddio. Io ho un cavallo e dove lo metto sotto casa? Vabbè, l'hai vinto, mo lo ce l'hai, è tuo. Poi come lo usi, dove lo metti? Però puoi anche cederlo a qualcun altro. Sì, in cambio di due cavalli. Buonasera, The Fils 86. Io vado, vi saluto. Ciao cari, notte a tutti. Ciao, ciao. Buonanotte la Ferrari. Lo parcheggio sotto casa. Mi ricordo era il 2018. Sono passati 6 anni da quando lo giocavi. Sì, gli anni passano, non sembra vero, ma dall'ultima volta che l'ho portato. Ma il primo? Sì. Il primo nel 2018? Non lo so no, se era il 2018. Prima, era prima. Non mi ricordo quando è stato. Nel 2018 sicuramente. Forse abbiamo portato il secondo? Il terzo? Ma il primo no, il primo è molto più indietro, credo. Questo è ancora il primo, appunto. Sì, siamo ancora al primo capitolo, poi... Tempo che lo finiamo. Tipo un minuto. Arrampicati! Deve essere un no! Mi prude il naso. Sempre bello sentire la sua voce, a prescindere che comunque non ci stia in quel momento l'allerta. Ah. Momento riflessione. Segui video dai tempi di Evidence. Minchia figo. Sì. Peccati, punta e clicca non è che fanno molte visual, mi dispiace di questo, però Evidence, grande punta e clicca, poi particolarissimo. Io l'ho visto quando uscì proprio fresco fresco sul canale di Luca. Sì. Lo ricordo ancora. Mamma mia, mi ricordo. Avevo solo 50 anni all'epoca. Mica 80 come adesso. È un paradosso. Un paradosso. Reziel ti odierà. Salutiamo Reziel che ciao, ci segue. Ciao Reziel, minchia. Gli telefoniamo in diretta. Scherzone Reziel in diretta. Non ne devi fare 90, Luca? Sì. Dio, sì, ma questa angolazione, mamma. Ah, era così? Oh mio Dio. Così.
What's up? Sì, sembra quello, what's up? Sì, vabbè. Ciao, sta. Hank. No, ti giuro, non Hank. So. Hank. Hank. Buonasera, Annalisa Bitti. Buonasera su YouTube. Buonasera. No. Attenzione. L'ho appena detto. No, ma la trappa... Ha fatto trappassini, trappassoni lì. Aspetta un attimo. Cos'è? Dov'è? Dov'è? Dentro la testa. Sono dentro la testa. Cambia la vita. Ecco. È dentro. Si vede qualcosa. Ma è normale? Eccola, eccola. Sono qui. Sono nel naso della sfinge. Bug, Luca, hai rotto il gioco. Come al solito, come il mio. Boh, ma come intendi fare? No, non devo fare quello. Cioè, era solo per... Cioè, devo scendere da un'altra parte, però ho notato il bug... E ho voluto... Cos'era sto scatto pauroso? Perché gli scalini li sale in automatico, non lo sapevo. Ma perché fa così? No, questo no, non dovrebbe fare così. Mi parte, mi vola via da là! Non dovrebbe schizzare così. No. Metti la vecchia grafica sul naso. Come la vecchia grafica sul naso? Quando ti trovi sul naso? Non l'ho fatto. Ok, vecchia grafica. È a punta. Eh beh, i poligoni erano quelli che erano. Però adesso mi tocca morire di nuovo perché... Però ho tirato fuori il fucile. Dettagli. Potevano toglierlo, che potessi... Cosa? Prendere le armi e rinfoderarle mentre cadevi. Però, no. Ok, dettagli. Dettagli buoni. C'era un cazzo. Mio figlio poteva morire! Direi... Noto che i punti di ripresa in Tomb Raider siano rimasti disorientanti, almeno per me. Sì, sì, era curioso di vedere il naso, se si è fatto vedere, fatto vedere. Ui, ui. Quanto siamo di... No! Come? Di cosa? Di cose qua. Me ne mancano 9. 9 oggetti. Tantini. Salva. Non so. Salva. Ma in una mezz'oretta dovresti farcela, però. Dici? Qui è così. Era così. No, dai, questo ne ha beneficiato. Ma a gusti, andava bene anche così. Per me. Poi l'acqua era così sopra. Beh, per l'epoca. Chi è arrivato che non ho fatto in tempo? Cooking Yam. Buonasera. Scusate il ritardo. Abbiamo praticamente... Sì. Siamo al fondo. Mezz'oretta e chiudiamo. Giusto il tempo di prendere gli ultimi 9 oggetti. Forse. Quindi uno. Meglio l'originale. Meglio l'originale. 2 oggetti. Sali a prendere un po' di aria perché non la vedo che c'è l'obiettivo abbonati. Porca miseria. Arrivate a 55 abbonati così va via. Sono stronzo, lo so. Tra le gambe della statua. Mi insinuo. Leva. Era
Porca, dura questa, Lara. Oh là! Che succede? Ha attivato la corrente. La corrente, la corrente, la corrente. Olè. E non elettrica, ovviamente. Cos'è meglio? Quella nuova o quella vecchia? Provo il glitch. Provo il glitch. Riesco a mettermi come vorrei. Provo il glitch. Olè! Ci siamo saltati tutta la parte di rimbalzello lì dietro. La nuova, dice Michele. Ehi! Ma che sei? Un altro di quelli. Un altro degli alati. Magiche ballerine volanti. Oh, dove sei? Dov'è? T'ho visto, eh! Dov'è? Ma chi pensa di prendere in giro? Ecco. Ciao Peter D. Sono un piccolo ragazzo 21enne. Mi sono iscritto a questo bellissimo canale giorni fa. Voi siete due giocatori e belle persone fantastiche. Grazie, 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 grazie. Benvenuto, buonasera. Immagino no! Su YouTube. A metà. Com'è morta? A metà. Cos'è successo? Da qui! Devo salvare più spesso. Sto facendo cagate. Devo salvare. Con il lavoro ormai ho poco tempo di esserci. Finisco sempre tardi, colpa dei clienti. Ok. Lara, tutto bene? No, non dire. No, no. Hai bisogno di una mano? A lavoro, perché io sarei libero, potrei venire a dare una mano. Sono bravo quei clienti. No, ma mi sa che non è in Italia. Vabbè, vado anche all'estero, non è un problema. Si va dove c'è il lavoro. Clippato, dice Teenage. Grazie. Ciao Simone Marlengo. Ce la farai? A fare cosa? Adesso? Beh, se la salvo, sì. Sono quegli uccellacci a portarmi sfiga, i demoni. Sono i demoni a portarmi. Peccato che adesso non riesco più a glitcharmi malo. No! Infatti. L'ho fatto poco fa, ma... Ok. Cosa non si fa per fare un millimetro più veloce le cose? Ma quello sott'acqua non è un mosasauro? Non sembrava un coccodrillo. No, sono coccodrilli, sono coccodrilli. È che hanno solo cambiato le texture, non hanno cambiato i modelli, quindi. No, 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 guarda che ti spinge. Ma io non dovrei essere qui. No? No, io qui muoio. Così. Bene. Non ho ricordo di questo posto. No, è perché non dovevo rimanere sopra. Qui devo rimanere sopra. Se scendo è finita. Devo stare qui. Perché devo da qui scendere. Ok, adesso è giusto. Da qui si può fare tutto.
A posto. Vediamo se hanno risolto il problema che c'era qui. Quale problema? No, ma mi salta tutto storto adesso il controller. Non mi fa i salti dritti. Guarda, va verso destra. Ma perché va verso... Oh, oggi l'ho usato il controller. Ma se prima andava benissimo. Allora, qua... Lo vedete l'oggetto? No. Lo vedete l'oggetto? Benissimo, vi faccio vedere dov'è l'oggetto. Qua. Ma in entrambe le versioni? È compenetrato. È compenetrato col cazzo di... Lo potevano tirar fuori di qui dentro, guardalo lì. Lo potevano tirar fuori da dentro sto coso, porca. Ma no, ma figurati, perché ci voleva troppo lavoro a tirarlo fuori da sta texture. Non volevi mica fare il lavorone. Dai, dai. Ah no, prima che moriamo. Che ore sono? 38. Ce la posso fare. Sì. Proposta ironica. Se io prenderò giocando i videogame, voi due sollevatemi di peso. No, se io in futuro perderò giocando ai videogame con voi, voi due sollevatemi di peso, portatemi in un luogo buio, e se io strillerò con le lacrime, voi due guardatemi come se nulla fosse. Oh? Oh? No comment. Non saprei proprio che cosa dire. Non so cosa dire. Meno male che è ironica. Guardate che bello questo, eh? Olè! Oh? Madonna, mi è riuscito. Esatto, Auro. Oh? Ho appena sentito una creepypasta o sbaglio? Può essere, tizio. Può essere. Hai ragione anche tu. Ciao Nico in game. Ciao Luca e Sonia, buona serata dalla Sardegna. Siete fantastici. Ciao, ciao. Ciao, bella la Sardegna. Sbaglio, manca relativamente poco alla fine del gioco. Manca a livello della miniera e la piramide. Sì, non è che manca tantissimo, però comunque ce n'è di lavoro di gioco dietro. Mi dissocio dal commento che ho sentito. Sì? L'ho tirata la leva, vero? Penso di sì. Sto un po' rincoglionendomi. Allora, andiamo di là. Poi farete il gold? Sì? Sì. Facciamo tutto. Anche se per me è una novità, perché credo di non aver mai, di non averlo mai fatto. Quanti oggetti mi mancano? Mi scusi. 24 di 29. Beh, sarà giusto? Speriamo. È un po' incasinato sto livello per trovar tutto. Sta continuando a scriverlo Peter D, quella roba. Beh. Ma mo basta, l'abbiamo letto. Allora, facciamoci un attimo due conti. Dobbiamo prendere l'oggetto che mi apre la porta di là. Due oggetti dall'altra parte, 25, 26, 27, 28. Eh sì, 29. Ok, è giusto. Come è che salvo? Che cos'è? Che arriva, insomma. Arriva l'universo qua.
Porco! Non può scoppiare un secondo prima di baciarmi. Ah, pensavo ci fosse con tutto quel fumo. E dai! Madonna! Un po' casino. E niente, oh, devo andare a bloccarlo. Per forza. Fatto. L'aveva scritto Michele di farlo. Però, insomma, non si sa mai. Oh, se ha continuato a spammarlo. No! Ciao Tommy! Welcome! Welcome, ormai... Ormai siamo. Eh sì. Allora, se abbiamo fatto bene i calcoli, prendendo questi oggetti qui, ce ne dovrebbe mancare solo uno. Ma quindi lo picchiate davvero a sto punto? L'ho bloccato. Semplicemente. Il regolamento c'è per un motivo. Chiamiamo de Uzi. Uzi. E qui boss di fine livello. E poi il filmatone che vi avevo promesso. Ok. Zitto. Ok, Sara, buonanotte. Ma proprio adesso che c'è il filmatone. Non girava nell'originale, invece in questo gira. Ok. Trofeo. La piccola rivolta in vacanza è finita. Oh? And sucking wind then, eh? If that is the phrase. Well, your little vacation riot's over now. Time to give back what you've hijacked off me. Let's try the lunchbox. Che tocchi? Addirittura. Well, killer! Hey! Sta succedendo qualcosa di strano a livello grafico nel computer. Let's go. Va come si pavoneggia. Ma gli occhiali non li metti su? Era un consiglio, eh. Non ha avuto il tempo. Non hai rischiato abbastanza, sì, vabbè. Yeah! Fai anche un freestyle. Che facciamo? Saliamo? Saliamo. C'è quel punto che è perfetto. Oh, senza mani! Guarda mamma!
Però ah, pensavo ci arrivassi. Ci aspettavamo tutti però che arrivassi sopra, Sì. Probabilmente sono un pesce. Sì, ecco la pesce. Ah, si mette anche nella ghiacciaia il pesce. Oh mio Dio. Ma si è addormentata lei. Nessuna controlla. Scherzi a parte, è davvero un filmatone. Sì, non ho detto così tanto per, Cos'è, io vi piglio in giro? Beh, è già successo alcune volte. Così, a spina di pe... Oh, sott'acqua si parte, ma non lo faremo oggi. Quindi salva. Oh, ma come nota. Gira la Lara. Gira. Ammetto che faceva ridere. Ok. Spegniamo. Torna al titolo. Bene. Quindi Luca, lo farai tu per il prossimo episodio di mettere gli occhiali? Beh, sì, posso farlo tranquillamente. Sì. Inizieremo con gli occhiali. Bravissimi, notte. Grazie Michele, buonanotte. Buonanotte. No, maionese no. Cosa maionese? Ah! Ok, allora. Dunque. Possiamo salutarci? Siete tutti pronti per andare a fare nannina? Grazie a tutti per esserci stati, grazie a tutti quelli che hanno donato bits, a chi ha regalato abbonamenti, chi si è abbonato, chi ci ha seguito su tutte le piattaforme. Ricordatevi sempre tutto l'ambaradam, se volete abbonarvi è una grossa mano, poi è il 31 marzo, è il mio compleanno, quindi mi fareste anche un bel regalino, quindi pensateci, potreste abbonarvi e guardare tutta la bella roba su YouTube Gold per un mese, non è per un cazzo male. Ci vediamo adesso, non domani, ma martedì che proviamo un gioco horror indie che ci hanno consigliato, veramente due giochi, ma vediamo un po' come va la serata. Un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG, da Sono Lady Tech, e ci vediamo alla prossima, buon inizio di settimana, ciao, buonanotte a tutti, buonanotte, ciao. Beat up! Yeah.